questa assemblea dei soci di Sosteniamo l'Ancona, che è un appuntamento che nel tempo si ripete, no? Perché credo che l'associazione stessa abbia il dovere di informare tutti i suoi soci, di capire anche, di fare il punto sul momento che vive questo progetto, no? Di partecipazione dei tifosi dentro il club, che è l'Ancona 1905, che è presente questa sera perché ci dovrà parlare di futuro inteso su diversi temi, il marchio, la riqualificazione del dorico e un nuovo progetto, chiamiamolo così, poi magari ci correggerà il diretto interessato, sul settore giovanile per l'anno prossimo. Prima però bisogna fare il preambolo doveroso, che è quello di considerare una crisi del calcio, una crisi economica, non solo una crisi tecnica, forse possiamo dire una crisi di valori, che mina anche quella che è la passione dei tifosi verso il calcio. E allora la stessa associazione... Il microfono. Si sente? Cambiamo. Per cui dicevo, questa crisi di valori mina quella che è la passione dei tifosi, e quindi magari da Ancona può partire il messaggio in cui si intende il calcio in una maniera diversa, che è quella della partecipazione dei tifosi dentro la vita del club. E per cui questa sera siamo qui anche per questo. Quindi parleremo, visto che la serata si dividerà in due momenti diversi, un momento iniziale che sarà quello in cui i rappresentanti di Sosteniamo l'Ancona faranno il punto sul presente, sul passato e sul futuro di Sosteniamo l'Ancona, e poi ci presenteranno un documento che nei mesi scorsi è stato già illustrato addirittura nel Parlamento Europeo. Questa serata verrà coinvolta, come detto, anche l'Ancona, ma sono stati invitati anche tutti i candidati sindaco che a maggio si sfideranno per diventare il nuovo sindaco di Ancona. Io faccio un saluto perché do un rapido sguardo, manca ancora qualcuno nel corso di questa serata, poi vi saluteremo tutti. Intanto ho visto in rigoroso ordine alfabetico, per non incorrere, per non rispettare, anzi per mancare nella par condicio, c'è Cristiani, candidato sindaco di Sel. Buonasera, ben trovato, per fare un saluto a tutti. Poi il candidato del PDL Italo D'Angelo, che non è presente, ma in sua vece, diciamo così, abbiamo Carla Arancianesi e Paolino Giampaoli. Poi Valeria Mancinelli, candidato del centro-sinistra, che sta scendendo le scale. Poi abbiamo Stefano Tombolini, di 60-100, che saluto e do ben trovato anche a lui. Aspettiamo anche gli altri, intanto noi credo possiamo cominciare. Direi di cominciare a Andrea Quattrini del Movimento 5 Stelle, che non è presente, non è presente ancora, va bene, lo aspettiamo, tanto siamo qui, ci sono tanti interventi, il tempo è come sempre poco, quindi chiedo a tutti quelli che relazioneranno di essere il più rapidi possibili. Comincio proprio da, chiamiamolo il padrone di casa, anche se siamo ospiti del Colimarche nella sala Terzo Censi, però Davide Miani, presidente di Sosteniamo l'Ancona, presente, passato e futuro di Sosteniamo l'Ancona in questo momento. Sì, intanto buonasera a tutti, benvenuti a tutti. A livello formale devo dire che la presente assemblea di soci che sosteniamo l'Ancona è convocata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale su iniziativa del Consiglio Direttivo, questo come atto formale, anche se questa sera sinceramente penso dobbiamo fare un applauso a chi è presente, perché nel momento in cui siamo sappiamo bene che le presenze allo stadio sono sempre più in calo. Credo che anche questa di presenti di questa sera sia una testimonianza d'affetto che merita rispetto e un applauso per chi è qui, come tante volte è stato vicino alla nostra squadra. Abbiamo detto che abbiamo presenti vari candidati alla futura posizione di sindaco di Ancona. Credo che sia un momento importante per seguire quello che è stata un po' l'evoluzione di una storia iniziata 3 anni fa. Credo che tutti i presenti questa sera si ricordino. Siamo arrivati ad oggi attraverso un percorso
che è stato fatto di tanti tanti momenti, molto, tutti molto importanti, tutti decisivi, alcuni belli, alcuni sicuramente meno belli, altri fatti con contrasti anche pesanti, però che ci hanno visto sempre tutti molto vicini alla storia della nostra società, a difendere i colori della squadra della nostra città e in maniera, credo, importante per tutti. Questo è un passaggio che credo sia nelle corde un po' di tutti i presenti. Sosteniamo Ancona 3 anni fa insieme a tutti coloro che erano vicini ai colori biancorossi, si è fatta carico di un impegno importante. In questi 3 anni ha raggiunto alcuni obiettivi che sono al servizio e patrimonio dei tifosi dell'Ancona e della società calcio US Ancona 1905 SRL. Il principale, credo che sia abbastanza noto, è una novità nel panorama italiano e anche europeo, perché la partecipazione dei tifosi al 2% nel capitale sociale di una società di calcio che io chiamo professionistica, perché per me ancora è la prima squadra della città, quindi non può essere altrimenti, è la prima in assoluto. Un 2% che permette ai rappresentanti dei tifosi che siano nel consiglio di amministrazione dell'Ancona di avere dei diritti di veto, dei particolari opzioni che non fanno altro che tutelare i diritti e le aspettative di quello che è il patrimonio fondamentale di una società di calcio, di una società sportiva, mi sento di dire, perché un altro elemento sicuramente che possiamo espandere è questo: stiamo parlando di calcio perché è la nostra passione, ma i tifosi ci sono su tutte le attività sportive e vanno tutelati a 360 gradi. Quindi con questi diritti che hanno i due amministratori presenti nel consiglio di amministrazione vengono tutelati innanzitutto questi, con modalità che poi vengono esplicate attraverso le linee guida della trasparenza, del rispetto dei principi sportivi, dell'integrazione, della solidarietà, principi che possono costituire patrimonio essi stessi di una società sportiva che deve essere collegata al territorio, perché la sua funzione principale, soprattutto quando si parla di una società di calcio in una città come Ancona, non deve essere solamente collegata al semplice risultato sportivo, che è quello che ci collega, quello che ci trascina più di tutti, ma deve avere una valenza sociale, che è il principio da cui si sono innanzitutto mosse in Europa tutte le realtà, cioè il collegamento sempre più diretto al territorio, perché questa funzione è fondamentale. È un patrimonio che le società di calcio devono cominciare a sviluppare, in alcuni paesi in Europa hanno cominciato a farlo, adesso in Italia possiamo dirlo, si comincia, ancora è stata una delle prime testimonianze di questa possibilità, c'è molto da fare, probabilmente sarebbe stato facile a coronamento di questi 3 anni di storia che ci hanno visto tutti i protagonisti, forse buttare tutto a monte. Noi su questo ci siamo interrogati a lungo e crediamo che il patrimonio della nostra squadra sportiva non meriti, al di là di tutte le critiche, di essere buttato a mare. Se qualcosa di positivo è stato fatto, che credo sia un po' sotto gli occhi di tutti, bene o male, poco tanto che sia, deve servire per essere la base per il futuro, perché comunque noi credo, anche se questa sera siamo pochi, rimarremo, i tifosi rimangono sempre, sono quelli che sono l'anima della società, il patrimonio della squadra, sono quelli che senza i quali le bandiere non smettono. Quindi è inutile parlare di tante cose, i tifosi rimangono la passione, come abbiamo sempre detto, non retrocede. Ultimo, per non farla troppo lunga, mi sento di dire che se siamo partiti dalla partecipazione ai tifosi, che è un obiettivo raggiunto che fa onore a tutti noi,
tutti, dal più critico al più entusiasta di questo risultato, da quello che conosce meno gli effetti a quello che più ne sa. Ulteriore testimonianza è il documento presentato, il cuore del gioco, The Art of the Game, il 28 novembre al Parlamento Europeo. Anche qui un documento di circa 40 pagine che rappresenta la sintesi delle esperienze europee, in cui l'esperimento di Ancona, il progetto di Ancona, viene presentato come identificativo della realtà italiana. Questo, come abbiamo detto in altre occasioni, deve essere ed è motivo di orgoglio per tutti i tifosi dell'Ancona, penso per la città di Ancona, perché i principi presenti in quel documento parlano del futuro del calcio, un futuro fatto di non solo un'economia sempre più spinta, una speculazione sempre più spinta, ma anche di valori sociali, ripeto, solidarietà e di collegamento al territorio, che sono fondamentali per lo sviluppo del calcio, in particolar modo per quello che sarà sempre più spesso chiamato ad essere il ruolo principale, insomma, una società che sia l'espressione reale di un territorio, un percorso che credo che ancora lentamente sia l'unica strada che ci permetterà di costruire il futuro. Passo la parola ad Andrea, credo che questo sia un po' la storia. Il futuro lo dobbiamo costruire assolutamente insieme, partendo da quel poco o tanto, ripeto, non sta a noi giudicarlo, che è stato fatto insieme. Io mi auguro che la società si faccia carico di queste e di altre iniziative. Non posso che sperare questo, non posso che augurare alla società US Ancona 1905 un miglior futuro, che sia costruito insieme, che possa capire, possa apprezzare, possa accettare quello che è, secondo il nostro punto di vista, un valore aggiunto, cioè la partecipazione di tutti noi, di tutti i tifosi. Questo è un patrimonio che la società ha in mano, che costituisce patrimonio di tutti. Sarebbe un peccato non utilizzarlo nella maniera migliore. Grazie a tutti. Grazie tanto. Per il Movimento 5 Stelle, che è appena arrivato, buonasera. E passo la parola, visto che ha dato il gancio, no, Davide, a quello che è stato un documento che avete illustrato al Parlamento Europeo, e allora di questo, per presentarlo anche ai nostri ospiti, passo la parola a Raffaele Pieri. Io più che altro farò un intervento molto breve, anche per lasciare in questa circostanza la parola ai tanti interventi, poi che in scaletta preparati, proprio la parola anche ai rappresentanti della società che sono intervenuti e a Bertolini che viene da Roma, che ci spiegherà poi nei particolari il funzionamento di questa carta, che nasce o già in atto in alternativa alla questione del bisogno. Il mio intervento che si lega a quello di Davide, perché forse uno dei punti di forza in questi tre anni, dopo l'anno orribile che ci ha visto i protagonisti del 2010, è proprio quello di avere una società partecipata, di nostra presenza all'interno della società, che dovrebbe rafforzare il punto di partenza. Noi ci troviamo di fronte a un bivio epocale. Sappiamo bene che la nostra categoria, prima o poi, tocchiamoci le ginocchia, l'abbandoneremo. La storia, la forza, la tradizione della nostra città è tutt'altro, di ben altra importanza. Ma oggi la consapevolezza è del ruolo dei tifosi, la loro partecipazione. Per ciò che riguarda la vita societaria, a che punto sta? Io prima ne parlo proprio come con Riccardo, stasera l'ho anticipato in radio. Io penso che in questo momento ci siano più velocità, più orizzonti. Da una parte c'è il mondo virtuoso, virtuale, straordinario delle grandi società di calcio che sono in Serie A. Guardiamo soltanto i numeri dei tesserati, delle persone che hanno fatto la tessera del tifoso. Ormai a quei livelli non si può più fare una lotta di sistema, di rete contro un sistema. Una tessera del tifoso che ha dilaniato il mondo del calcio, soprattutto delle piccole dimensioni come la nostra. Grandi realtà come quelle ormai sono inaffrontabili per ciò che riguarda un panorama che purtroppo vede spesso gli stessi tifosi che l'hanno creato, loro stessi carnefici,
okay, di quel mondo bello, colorato, a cui spesso noi siamo destinati, diciamo così, la domenica a poltronare su, sui nostri divani, perché ancora ormai è diventata una città poltronaia. Io stasera non mi aspettavo altro che questa platea, ormai se non ci fosse, ecco, la nobile Curva Nord che spesso presenzia le nostre assemblee, quei 600 che hanno fatto rinascere Ancona non li rivedremo più quel 10 di agosto del 2010, e questo è il dramma. Allora io penso che c'è un modo soltanto per cercare di combattere quello che li media o che delle piccole realtà come la nostra creano una rete virtuosa di piccole società che altrimenti, una volta arrivate nelle dimensioni, okay, del grande sistema, nel girone intermedio, sono destinate a morire. Io faccio sempre questo esempio molto banale. Oggi l'Ancona viene seguito in ogni dove, a qualsiasi distanza, da un manipolo di 50-100 tifosi. Se domani ci trovassimo in una dimensione diversa, sto parlando già di una serie C2, di una serie C1, okay, noi saremmo seguiti da zero tifosi. Qualche sparuto di fuoco, perché comunque dall'altra parte comunque ci sono gruppi di persone che stanno lottando ormai da tempo immemore contro quello che noi diciamo un sistema iniquo. Allora, io non penso che sono delle carte a salvare il calcio, io penso che c'è la consapevolezza da parte nostra o che di proporre delle cose importanti. Innanzitutto, allora, gli strumenti per poter superare questo tipo di problematiche già esistevano. Da una parte c'è l'abbonamento. Okay, in cui io fondamentalmente, diciamo così, accedo alla società di dati sensibili, e quindi la società può decidere tramite poi le reti competenti, istituzionali, se farmi accedere o meno allo stadio. Dall'altra parte in trasferta c'è il biglietto nominale. A che valore hanno queste tessere, queste card? Secondo me sono un valore legato al business dei grandi gruppi bancari che sono legati alle grandi società, che non fanno che altro che fondamentalmente, okay, creare un giro virtuoso, diciamo così, che fa diventare cliente il tifoso. Il tifoso non è un cliente. Il cliente è ben altro. Il tifoso è una persona che ha la consapevolezza di poter voler seguire la sua squadra in ogni ora, in qualsiasi momento, e purtroppo questa è una cosa che oggi è impossibilità. Diciamo prima Riccardo, se un tifoso della Roma volesse oggi, decidesse oggi di andare in trasferta a seguire la squadra la prossima domenica, è impossibilità da farlo, ok? Per una serie di motivi che dopo lui stesso ci spiegherà, compreso forse legata alla card, alla way card che è stata, diciamo così, prevista, programmata dalla Roma. Allora, io credo fortemente che noi abbiamo un punto di forza, qui mi aggancio al mio discorso di partenza. I tifosi dell'Ancona sono nella società e dovrebbero comunque sia pressare la società affinché si costituisca una rete virtuosa di piccole società che nei tavoli preposti, okay, facciano capire che la tessera, le card, non portano altro che alla spoliazione e depauperamento del calcio. Oggi vivere, mandare avanti una società, c'è un costo ab enorme, considerata anche la crisi. Allora, senza i tifosi che ti seguono in trasferta, senza i tifosi che ti fanno l'abbonamento, le nostre piccole realtà, anche con una storica tradizione, sono destinate a morire, sono destinate comunque sia a fallire. E ne vediamo tante di realtà come l'Ancona, purtroppo, che vivono in questo girone dantesco. Ok, purtroppo ahimè, senza un intervento poi istituzionale, sportivo, perché non dimentichiamoci, Ancona è stata soprattutto abbandonata dalle istituzioni sportive. Ancona è stata fatta retrocedere, nemmeno con un fallimento, perché non si sono dimenticati, anzi, hanno costruito in quell'estate del 2010 un mondo per farci cadere, e sappiamo bene com'è andata, no? Con Fantinelli e tutti gli altri. Okay, che ci hanno preparato la trappola per farci cadere dove siamo caduti, però da lì siamo ripartiti, e il punto di forza importante, no, che fa proprio, diciamo così, che deve diventare una pietra miliare di questa società, sono la partecipazione dei tifosi. I tifosi che purtroppo, ahimè, spesso volentieri si sono dimenticati, che lo dico David, okay, per tanti motivi, perché questi sono stati tre anni difficilissimi, uno richiamo, in un rapporto comunque sì che è andato delle volte anche spesso volentieri a strappi, ok? La volontà comunque di creare qualcosa per i tifosi e non soltanto per la società. Io penso che la società comunque sia costruita comunque per andare avanti con una sua dimensione. E noi dobbiamo pensare comunque alla sopravvivenza di questo mondo, un mondo di tifosi comunque destinato a scomparire, anche perché purtroppo i mezzi del grande sistema sono quelli che sono stati già messi in atto,
Ok? Noi se domani ci trovassimo in una serie intermedia, siamo comunque sia dimensionati con la tifoseria che va a dimezzare. Quest'anno ci avremo una media di 1000 spettatori a partita, non lo so. Allora, ma con la testa del tifoso quanti saremo? Chi di voi è disposto, ecco, a sottoscrivere l'impegno di una testa del tifoso, una way card? Io sono di quelli che difficilmente, ok, vi ritroverò allo stadio, in trasferta, in questo tipo di condizioni. E la società deve essere consapevole. Ecco perché io penso che sia importantissimo il tifoso chiede alla società, che sia da Ferretti, da Lignani, i tifosi sosteniamolo ancora, ecco, la partecipazione forte dei tifosi a spingere la società a creare questa rete sinergica di piccole società che lottino contro questo sistema, okay, che sta facendo morire il calcio. È normale che noi siamo orgogliosi di quello che è accaduto al Parlamento Europeo, perché se ancora viene citata come modello societario dal Parlamento Europeo, però bisogna altresì dire che viene dimenticata totalmente dalle istituzioni italiane, quasi temuta. Allora bisogna capire, c'è la volontà, io dico anche a te Riccardo, c'è la volontà di far sì che questo sistema di partecipazione sia un qualcosa di premiante per le società che hanno faticato anche a rinascere come la nostra, oppure un qualcosa che viene temuto dalle grandi maschere che ormai stanno occupando le poltrone delle varie federazioni e che sembra che vogliono cambiare sempre tutti, in realtà non cambiano mai niente per preservare comunque le loro posizioni. È questo che temiamo. È meglio non parlare di quello che è accaduto ad Ancona, di quello che è accaduto a Taranto, di quello che sta cercando di accadere in tante altre città tipo Trieste. Okay? Il tifoso deve essere un cliente, deve essere un numero, deve essere una camera, perché queste carte noi mi stanno dentro il sistema sperimentale. Mi sarà di sistema sperimentale, come spesso e volentieri i tifosi lo sono stati, diciamo così, carichi di sperimentazione per altri tipi di sistemi, ok? Sistemi di controllo. Allora io mi chiedo, c'è la volontà da parte delle istituzioni sportive italiane di valorizzare un percorso societario forte come quello dell'Ancona? Cioè noi siamo visti come un qualcosa di positivo o come un qualcosa da temere, da vedere eclissare? Perché non è pure anche quella. Perché se da una parte quasi lì ci applaude, dice benissimo, ecco la società modello, fate come l'Ancona. D'altra però a me non c'è arrivato, io non ho mai visto non so, un messaggio da Abete o da qualsiasi altro, anche da il rappresentante del Toni delle Marche, capito? Da nessuno, non l'ho mai visto in questi 3 anni. Ok? È questo che mi fa temere fortemente, capito? Allora, io magari non so, poi. Io penso, non so se sono andato di comunicazione, lo auguro. Però se in 3 anni nessuno ci ha voluto vedere, in realtà o perché non si sono accorti, allora in realtà è una di comunicazione, o perché si sono accorti e vogliono parlarne, capito così? Comunque il nostro timido tentativo è quello che rappresenta il terzo mondo della presenza dei tifosi, okay? Perché nel sistema intermedio c'è quelli che si vogliono aggrappare al grande sistema, ci vogliono arrivare in Serie A perché lì c'è una mangiatoia bellissima, le pay TV e tutto il resto. Ok, quindi è normale, a me che me ne frega del tifoso, se vuoi venire allo stadio gli fa la testa del tifoso, gli fa la weekend e tutto il resto, perché dopo ragazzi ricordiamoci, rimangono comunque pur sempre le limitazioni. Io prima citavo Riccardo, qui dopo concludo, che dobbiamo ricordare le centinaia di tifosi che sono stati daspati, purtroppo ahimè, senza ricevere una condanna, quelli non potranno seguire la loro squadra in trasferta mai. Cioè magari verrò assolto fra 10 anni per le lungaggini della burocrazia della giustizia italiana e mi ritroverò comunque sia che tu hai ammazzato la mia passione. Questa è la sostanza. Grazie Raffaele, io vi ricordo che ci saranno altri spazi per gli interventi, per fare delle domande, per fare delle considerazioni su quello che è stato finora detto e su quello che si dirà poi in futuro, o meglio, nel corso di questa serata. Hai più volte chiamato in causa Bertolin, che è un membro di Mai Roma, che ci parlerà di questa away card, no? Che è stata attivata dalla S Roma, come chiamiamolo, un sistema alternativo contro questa tessera, che ci sono anche delle sentenze del Consiglio di Stato, viene un po' considerata come anche anticostituzionale. Allora parlaci pure di questa away card, che cos'è e come funziona magari. Buonasera a tutti intanto, grazie per avermi invitato qui, per me è veramente un onore e ringrazio anche per il lavoro che è stato fatto, qui ad Ancona, dal gruppo di Sosteniamo Ancona, che è veramente notevole. Io faccio parte di Mai Roma, sono socio fondatore e siamo nati poco prima di Sosteniamo Ancona, qualche mese prima, era il 27 maggio, e anche noi abbiamo vissuto delle realtà, dei problemi che sono
riscontrabile in ogni sistema, in ogni realtà, grande o piccola che sia. Anzi, in realtà a Roma è stato ancora più complicato, non per fare paragoni, ma perché in un ambiente così grande e dispersivo, e dopo anni di problemi, di poca fiducia data da parte dei tifosi, sicuramente far capire questo tipo di coinvolgimento che parte dalla base, che non è senza scopo di lucro e che prevede il coinvolgimento praticamente gratis e che porta la gente a dare il proprio parere e il proprio contributo alla società, perché si sente, perché noi ci sentiamo parte della nostra squadra, dei nostri colori. Non vogliamo essere soltanto una parte passiva che sta lì a guardare e a dire adesso decidete, noi siamo lì soltanto per fare gli spettatori o i clienti, o come nella maggior parte dei casi i tifosi devono essere soltanto un problema. In realtà possiamo dare un contributo migliore. Il fatto della Way Card, per esempio, anche tutta la storia del voucher che c'è stato, partendo da, diciamo, al contrario come storia, da quando è stata emessa la tessera del tifoso, c'è stata una campagna nazionale che dava conto, perché c'erano degli elementi che erano decisamente poco chiari, non era una legge che è interpretabile in vari modi, come l'articolo 9, che non permette la libertà di movimento, e ha delle cose tipo il codice etico che permette alla questura di tirare la tessera del tifoso, diciamo, a discrezione. Non c'erano delle premesse per la privacy, veniva violata perché il modulo era fatto in una maniera non corretta. Quella è stata una battaglia che ha vinto poi Roma facendo un esposto, e che abbiamo fatto cambiare tutta la modulistica che riguarda la sottoscrizione ad essere tifoso, perché non andava bene. Un altro problema è che era collegata con i circuiti bancari, quindi anche io devo fare l'abbonamento per mia figlia che ha 5 anni, che aveva 5 anni al tempo, dovevo fare una tessera del tifoso per collegarla con una carta di credito per andare allo stadio. Quindi si viene a dire che era per motivi di sicurezza. Io non so, se una bambina di 5 anni con una carta di credito, qual è il motivo di sicurezza per andare allo stadio? Non era chiaro. E questa è un'altra cosa che la Federsupport, insieme a Codacons, ha fatto un esposto al Consiglio di Stato, e è stato vinto questo ricorso, e adesso la testa del tifoso non ha più neanche questo. Quindi ci sono state varie battaglie per disgregare questa cosa, per arrivare anche al voucher, che è un'altra cosa che ha portato, dopo una lunga campagna sia di My Roma, ma anche dei vari tifosi della Roma, anche che non sono parte di Roma, che hanno accolto questa campagna, la società dallo scorso anno, dalla seconda metà dello scorso anno, ha messo un voucher che permette l'acquisto di una sorta di abbonamento per andare allo stadio senza avere la necessità di sottoscrivere la tessera del tifoso. Il che vuol dire che comprare un voucher di biglietti, c'è sempre purtroppo il problema dell'articolo 9, ma in realtà è staccato dalla tessera del tifoso. Per arrivare ora alla Card Away, diciamo, la Roma alla fine ha emesso poche settimane fa, e permette ai tifosi della Roma di ritornare in trasferta. Quindi dal 4 di aprile i tifosi della Roma hanno potuto ritornare in trasferta senza avere la tessera del tifoso. La Away Card non è una tessera del tifoso, è soltanto una cosa che permette al tifoso di sottoscrivere una tessera che è un rapporto tra il tifoso e la società, che non c'entra niente il permesso della questura, non c'entrano le banche, non c'è nessun codice etico da sottoscrivere, è soltanto un modo per bypassare la tessera del tifoso ed andare allo stadio in trasferta senza fare giri cervellotici e anticostituzionali. Quindi in questo modo si è arrivata a una doppia possibilità, perché all'inizio volevano permettere l'acquisto dei biglietti per andare in trasferta soltanto per chi era possessore dell'abbonamento o del voucher. In realtà in questo modo abbiamo aumentato anche la possibilità alle persone di andare in trasferta. Cioè, se io non ho l'abbonamento posso comunque andare in trasferta, mi viene data la possibilità di acquistare il biglietto anche se non sono abbonato. E oltretutto questo si avvicina molto al sistema che c'è in Inghilterra e anche in Germania, che permette di fidelizzare, di dare un premio al tifoso quindi c'è tutto lo storico dell'acquisto dei biglietti del tifoso, e c'è la possibilità in un futuro di creare quello che in Inghilterra si chiama membership card, che è quella che permette di dare la possibilità alla persona di avere un riconoscimento, magari una prelazione su qualche tipo di biglietto o su altre cose riferite alla società. Quindi è una cosa diversa che non è collegata con la questura, a parte ovviamente l'articolo 9, perché il problema è dell'articolo 9, che è mal interpretabile, che qualunque tipo di biglietto è collegato alla questura online.
quindi la WICAD prevede l'articolo 9. No, la WICAD non prevede l'articolo 9, qualunque biglietto, se io vado allo stadio, qualunque biglietto che io acquisto è soggetto all'articolo 9, perché quando io do il mio documento per acquistare il biglietto che è nominale, il venditore ha nel sistema, inserendo il mio documento, vede se io ho tutti i titoli per accedere allo stadio e non ho nessuna restrizione. Quindi anche se compro un biglietto, comunque sono soggetto all'articolo 9, perché non c'è alternativa. Quindi la WICAD non è collegata all'articolo 9, qualunque titolo per entrare in uno stadio è collegato all'articolo 9, che è, non è una cosa che può modificare né la Roma né nessun'altra società, né l'osservatorio e né tantomeno il Ministero degli Interni. È una legge che può essere modificata soltanto a livello di governo e Parlamento. Quello è il problema, ma partendo dal discorso che è stato fatto 3 anni fa e vincendo battaglia dopo battaglia che si arriva ad ottenere risultati, e quello che siamo arrivati a fare è dovuto a questo, a un escalation di risultati che sono stati ottenuti nel tempo grazie al coinvolgimento delle persone. Grazie. Quanto ha contribuito la Roma come società? Quanto ha contribuito la Roma come società a sviluppare questo tipo di sistema? Cioè, e quanto eventualmente è stato il contributo anche l'attenzione che hanno posto le altre a svilupparlo? Perché qui io continuo a pensare che se non c'è veramente un'unione tra delle piccole in realtà, tipo la nostra, okay, difficilmente si vince questa guerra. La realtà è stata che praticamente la Roma, da quello che mi risulta, è stata la prima ad emettere un voucher per acquistare per l'abbonamento allo stadio e anche per la WICAD. Quindi e tante altre società come nel voucher si stanno accodando. Però il problema è che si è aspettato non di fare una cosa insieme, ma che qualcuno rompesse gli argini. Sicuramente questo è un errore, ma la pressione che ha avuto la Roma dalla parte della base dei tifosi è stata così elevata che veramente non ha potuto fare altrimenti, anche perché la quantità di perdite anche della società era notevole, perché nessuno più c'era stato un calo di numero di abbonamenti e di presenze ovviamente in trasferta che era evidente. Quindi società e tifosi comunque si devono vivere in sinergia a questo tipo di cose. Esatto, il dialogo che c'è stato tra la dirigenza della società della Roma e la base dei tifosi e diciamo mai Roma, che ha la possibilità di entrare nell'assemblea degli azionisti perché ha una piccola quota di azioni che ci permette di parlare, e oltretutto hanno visto che non siamo un Roma Club che chiede biglietti, sconti per ingressi per gli alfieri o chiede ai giocatori per fare cene. Noi abbiamo sempre soltanto portato istanze alla società per migliorare la situazione di qualunque tifoso, dal tifoso disabile che aveva problemi allo stadio, alle famiglie, tant'è che hanno fatto anche il settore famiglie da 2 anni, che prima non era mai esistito, e quella era la nostra proposta, che ha cambiato sicuramente l'atteggiamento del tifo anche per quella minima parte. Dall'anno scorso c'è anche hanno creato una sorta di fan village, veramente un villaggio dove fuori lo stadio, che ogni domenica permette l'accesso ai tifosi, soprattutto quelli più piccoli, con dei gonfiabili, dei giardini, tantissime cose che permettono a tutti i tifosi, soprattutto quelli più piccoli, di sentirsi più vicino alla squadra. Sono piccole cose, però se non si parte dal minimo, dalla base, il coinvolgimento di, ripeto, non solo le famiglie, ma anche tutti quelli che possono riscontrare problemi all'interno dello stadio. Noi abbiamo fatto anche una campagna per togliere dalla vendita i biglietti dei posti in cui non c'era visibilità dello stadio. È incredibile. Ci sono decine di foto di posti che venivano venduti in cui lì non si vedeva la partita. E quello è stato apprezzato, è una cosa che è riscontrabile, perché alla fine, come tanti stadi italiani, anche se lo Stadio Olimpico viene considerato uno stadio a 5 stelle, in realtà i problemi sono tantissimi, però fino a quel momento nessuno ha avuto la possibilità e la voce per poterlo fare, e quindi qualcosa è cambiato. Il dare il proprio parere, il proprio contributo disinteressato, perché non è che abbiamo avuto qualcosa in cambio. No, in cambio abbiamo avuto la riconoscenza e la partecipazione della gente, che ha visto come questo nostro coinvolgimento un qualcosa di fondamentale. E quello che dicevi a proposito delle istituzioni, non è vero che non stanno guardando. Il problema è anche la comunicazione, perché spesso vale a più importanza a livello mediatico parlare di due persone che si prendono a schiaffi anziché parlare di cose come... Noi abbiamo fatto più di una volta la festa del papà, il Family Day, con le famiglie, sono venuti al Centro Sportivo di Trigoria
centinaia di bambini. E questo non si era mai visto. Abbiamo organizzato per molti derby lo stadio pass per i disabili. E in un derby anche con gruppi di ragazzi down di tifosi della Roma e della Lazio. Però questo, ripeto, viene fuori un trafiletto, non se ne parla. Ripeto, è più importante parlare di due, tre, quattro persone che si prendono a schiaffi fuori lo stadio e non di questo tipo di iniziative che comprendono il coinvolgimento positivo delle cose. Perché come con Davide, io ho avuto l'onore di stare con Davide a Bruxelles quando c'è stata la presentazione di questo position paper in cui Ancona è stata nominata, ci sono, c'è cioè, questa voglia di cambiare. Come? Per cosa stavo rispondendo? Comunque c'è questa pressione non soltanto delle società ma anche delle istituzioni di avere questo tipo di coinvolgimento che viene visto in una maniera positiva. Io da due anni poi faccio parte del direttivo della Football Supporters Europe, che è un'altra associazione europea di tifosi, con la quale sto seguendo, tra le varie cose, anche lo sviluppo di un documento sulla good governance alla Commissione Europea. Faccio parte della Commissione degli Osservatori Esterni e c'è anche l'Italia. E ci sono tante iniziative che vengono spinte dalle istituzioni europee per cercare di coinvolgere la base nel processo decisionale che riguarda le società sportive, ovviamente non solo calcio, però c'è, perché si capisce che questo porta soltanto diciamo dei neuroni, un apporto positivo che rende tutta la gestione delle società sportive più chiara, più limpida, si evitano i crack dovuti a speculazioni, esatto. E invece porta qualcosa di positivo per tutti, per la comunità e non solo per la squadra. Grazie a Bertolino per questo intervento, per racconto di questa esperienza. Chiaramente se ci sono delle domande o se volete fare delle considerazioni su quello che finora è stato detto, insomma c'è la possibilità. Ma io sono per non sapere leggere e scrivere, per non unicare. Quindi per assurdo, se io oggi finisco il DASPO, domani la società mi potrebbe rilasciare la unicare. La way card non è una cosa che è legata alla questura, come ho detto, è una cosa che è un rapporto tra te e la società. Però la way card, adesso non vorrei dire una cosa che è sbagliata, però la way card la puoi avere, però quando vai a pagare a fare il biglietto non ti viene rilasciato, ma non è la società che ti toglie la way card. Quelle sono regole che sono tra te e la società. Il rilascio del biglietto non è la società che ti rilascia il biglietto, è sempre passato, passa sempre per la questura online, che qualunque rivenditore, che quindi non è la società che fa la rivenditore. La card è una cosa, il biglietto è un'altra. Esattamente, la card è la possibilità che ti dà la tua società di comprare un biglietto per andare in trasferta. Ovviamente, se ci sono motivi ostativi per il rilascio del biglietto, non è la società che lo decide. Ovvero non è la tua società che dice tu non puoi venire, certo, se tu hai fatto qualcosa di grave, non so, ci sono anche dei regolamenti interni che poi la società decide, però in questo caso la way card è soltanto una cosa per te, la società. E quello che dicevo prima, che la way card può essere utilizzata come membership card, è una cosa che magari può essere anche uno strumento per la società, per premiare il tifoso che ha, oltre l'abbonamento, che va in trasferta. Io faccio un esempio, per esempio del Bayern Monaco, loro hanno una cosa simile che permette alle persone, hanno creato questo sistema per dare punti a chi va a vedere le partite della seconda squadra, le partite delle giovanili e le partite in trasferta della prima squadra e quelle in casa. Sommando questi punti, praticamente per loro si fa un sistema come quello del, non quello dei supermercati, diciamo delle compagnie aeree, che tu ottieni un tot di punti al termine del quale tu puoi comprare un biglietto, un gadget, qualunque cosa, ma serve per premiare e serve soprattutto per chi è più giovane, ha addirittura più vantaggi e più punti. Quindi serve proprio per avvicinare la gente alla società e per premiare. Quindi sono due cose diverse. Non è una testa del tifoso che è rilasciata dalla questura e che ha un codice etico. No, è un rapporto tra te e la società. Altre domande su finora questi temi di cui abbiamo parlato? Anche perché altrimenti andiamo avanti, insomma, visto che la prima parte l'abbiamo esaurita. Riprendo il discorso da quello che diceva Riccardo. In realtà
per rispondere anche a Raffaele che giustamente faceva presente come le istituzioni sportive sembrano avere un po' snobbato, comunque prestato poca attenzione a quello che si è sviluppato proprio qui ad Ancona, anche in altre realtà. A Roma, non più tardi di un mese fa, mi sembra, Riccardo, correggimi, c'è stato un appuntamento in cui questo stesso documento di cui abbiamo parlato molto questa sera è stato presentato ai vertici delle società, delle leghe, perché era presente a Bodi, presidente della Lega di Serie B, era presente il segretario della Lega di Serie A, c'erano i rappresentanti del CONI, c'erano alcuni esponenti anche della FIGC, della WISP, noi stessi eravamo presenti con il rappresentante della società, della Sacra 1905. Quindi la cosa che è venuta fuori proprio a Roma, ricordo benissimo le parole di Abodi, che probabilmente è uno dei esponenti più attenti all'evoluzione del calcio, forse perché la Serie B si è sotto, diciamo, una dinamica abbastanza veloce in questa trasformazione, è stato proprio quello, riconoscere in realtà che il calcio, lo sport, ma il calcio in particolare, ha bisogno di una nuova strada e probabilmente in questa strada non possono essere tagliati fuori i tifosi e il rapporto che i tifosi o i supporter o i sostenitori, chiamiamoli come vogliamo chiamare, possono dare. È stato anche quello un segnale importante. Le leghe si stanno perlomeno accorgendo che c'è bisogno di cambiare un po' le cose prima che il sistema imploda. L'unica voce che comunque era presente quel pomeriggio, che comunque continua un po' ad andare avanti per la propria strada, seppur riconoscendo che sembrerebbe sempre meno l'affluenza dei tifosi allo stadio, quindi sono un po' preoccupati della Lega di Serie A, perché sa che ancora può attingere, anche se in calo, i diritti televisivi, sono leggermente allarmati, ma ci sono quelle 4-5 società che ancora riescono a permettersi determinati standard, quindi forse il sistema può proseguire su quella strada. La loro presenza, la loro attenzione a quanto sta avvenendo, magari anche quello significa qualcosa. Dai. Altre domande se ci sono, io mi rivolgo come sempre anche ai candidati sindaco che immagino abbiano ascoltato abbastanza tutto quello che è stato detto, poi se anche loro hanno delle domande o degli appunti o delle cose da voler dire sono liberi di esprimersi anche su questo. Se però non ce ne sono altre per ora di domande, io andrei avanti visto che abbiamo ancora tanti interventi. Il titolo di questa assemblea, di questa serata è Noi ancora, il futuro, e allora visto che si parla di Ancona dobbiamo dare anche parola all'Ancona 1905 che è rappresentata con la dirigenza in primis e anche con lo staff tecnico. Il primo tema di cui parleremo è quello del marchio, che è un tema molto sentito in questi ultimi tempi ad Ancona, è stato spesso anche argomento, no, di dialogo, di colloquio, di richiesta avanzata dalla tifoseria stessa all'Ancona. Si alza il patron Andrea Marinelli, che ringrazio perché ci parlerà insomma della situazione attuale e quindi di che cosa i tifosi possono e possiamo anche noi aspettarci sul marchio. Buonasera intanto. Buonasera a tutti. Stiamo lavorando tantissimo su questo fronte. Diciamo che fatto a livello di proposta penso un grande sforzo economico per cercare di portare questo marchio di nuovo ad Ancona. E stiamo facendo anche uno sforzo di controllo perché giustamente anche con le ultime cose che ne sono accadute siamo verificati per bene, anche chiaramente nel caso ci fosse uno riscontro positivo, la fattibilità appunto di acquistare con tranquillità il marchio. Detto questo, non voglio esprimermi più di tanto, ma
insomma, sono discretamente fiducioso di poter fare qualcosa di positivo per quanto riguarda questo marchio. Per trasparenza di tutti i discorsi, ho qui in maniera molto semplice tutto un papier di varie comunicazioni, offerte, risposte, controrisposte di quello che sto facendo da un anno a questa parte, che per l'impegno che sto mettendo per riportare il marchio. Spero che questi fogli vengano poi strappati e gettati via, perché vuol dire che, insomma, sarà successo quello che tutti si augurano possa accadere. Nel caso invece non accadesse, diciamo, queste carte qui andranno sicuramente in mano a Sostenere Ancona e a chi rappresenta il vertice della tifoseria della Curva Nord, in modo che magari potranno vedere la bontà dell'operato che è stato fatto da parte mia. Quindi io incrocio le dita, lo ripeto, abbiamo fatto un'offerta più che seria, che sembra aver suscitato un certo tipo di interesse. Mi direi di fermarmi qua. Bene. Scusa Andrea, se puoi rispondere più o meno la tempistica, i tempi più o meno, secondo te per il prossimo anno riusciremo finalmente a averlo lo scudetto sul petto, sulle maglie? Io ho fatto la mia proposta, che prevede tempi molto, molto stretti. Quello che ho detto l'ho messo per iscritto, anche dall'altra parte è stato fatto qualcosa, una certa chiarezza. Io quello che mi auguro è che dopo 3 anni tribolati ognuno faccia anche con un minimo di coscienza la propria parte. Quindi se ognuno fa il proprio dovere, io sono convinto di fare il mio per quello che ho proposto in maniera scritta, che per certi versi è stato anche, diciamo, considerato abbastanza bene. Conto di attaccare, se tutto va bene, ma anche per la prossima stagione. Bene. Ci sono sulla questione marchio, Davide, volevi fare una considerazione? Credo che sia l'augurio migliore per l'inizio della prossima stagione, quello di poter finalmente rimettere insieme tutti gli elementi del puzzle, no? Quindi non possiamo che fare i migliori auspici a questa iniziativa, teniamo le dita incrociate, speriamo che sia il suggello di quello che potrebbe essere possibile questa storia e possibile questo progetto che mi auguro ci porti i risultati che tutti speriamo. Quindi a questo, ripeto, facciamo gli scongiuri e vediamo come va, abbiamo piena fiducia di quello che sarà lo sviluppo. Non mi ha dato molto tempo. Domande o appunto altre considerazioni, se no andiamo avanti. Siamo solo di come curva che ci fidiamo della parola del Presidente, concretamente sembra che si stia muovendo veramente, quindi siamo anche noi fiduciosi che per la prossima stagione ci sia sto benedetto mai. Tutto qua. Io cerco di contenere le mie emozioni, però ecco, spero vivamente di poter riuscire nel tempo. Lo sforzo economico proposto è importante, creiamo questo regalo. E prima di rimettermi al mio posto, diciamo, da primo tifoso dell'Ancona e da vecchio tifoso dell'Ancona, da sportivo anconetano, visto che qua si parlerà del Torico, spero che per certi versi dai candidati sindaci verrà preso in considerazione e comunque, a parte il progetto che proporremo noi, di riqualificare questo stadio di Ancona, che io ho sempre definito il nostro Philadelphia, perché è un contenitore di emozioni e ricordi importantissimo. È stato per tanti anni abbandonato e quasi oltraggiato questo stadio. Io già in tempi di piano salato, proprio a livello proprio mio personale, ci ho speso parecchie risorse finanziarie per rimetterlo a posto, e sarebbe veramente qualsiasi sindaco riuscirà a vincere
queste elezioni, veramente potrà anche lui avere un motivo d'orgoglio grandissimo se riuscirà, diciamo, a ridare lustro e gloria a questo, ripeto, questo contenitore di emozioni e di ricordi che per noi napoletani ha un valore importantissimo e soprattutto sarebbe diciamo, una consacrazione a oltre 100 anni di storia a una società che non ha mai avuto un campo a disposizione, perché la storia dice questo, un campo proprio, l'hanno avuto la società di quartiere. Questo stadio che ha visto sempre la gesta dell'Ancona Calcio, penso che sia di diritto, diciamo perlomeno in parte, essere usufruito dall'Ancona Calcio e rimesso più bello che mai a disposizione degli sportivi ancorentani della città di Ancona. È stato lanciato a tutti i candidati sindaco del progetto di riqualificazione del Dorico, ne parleremo tra un po', ce ne parlerà il presidente Gilberto Mancini, però visto che si parla di futuro, e qui chiamo anche in causa il mio collaboratore per questa sera, Carrabi Mauro, no? Perché di futuro si parla, ma il futuro di una squadra di calcio è anche il saper, passatemi il termine, coltivare i campioni, i giocatori della prima squadra del domani da quando sono piccoli, no? Allora parliamo di settore giovanile, Mauro. Sì, parliamo di settore giovanile perché comunque anche la riqualificazione del Dorico rappresenta un punto di partenza importante per la nuova organizzazione del settore giovanile, ma ne parliamo naturalmente con chi tecnicamente ha un'esperienza così importante che può dirci oggi quelle che saranno le linee guida strutturare il settore giovanile, come diceva Andrea Fiano, è punto di ripartenza per qualsiasi società per guardare appunto il futuro, come è il titolo del tema. Prima di parlare però delle linee guida del settore giovanile vorrei introdurre un video, l'Equipe Petite, è un cortometraggio di 10 minuti scarsi, parla della Margantiana FC Football Club, è una scuola calcio catalana, quindi spagnola. Un team spagnolo appunto fatto di bambini e bambine, quindi non soltanto maschi, probabilmente carenti dei cosiddetti fondamentali calcistici, ma ricchi sicuramente di tanti altri significati. Carenti perché nella loro stagione calcistica, definiamola così, hanno subito 271 gol senza segnarne neanche uno, o meglio uno era stato realizzato ma poi l'arbitro l'ha annullato per fuori gioco. Facciamo partire questo video, perché è un video emozionale che forse sintetizza, ricerca in maniera chiara e evidente tutto quello che dovrebbe essere in pochi minuti un buono, un ottimo settore giovanile. Io invito il direttore sportivo dell'Ancona, Roberto Alberti, per parlarci di quelle che saranno magari le linee guida del settore giovanile che verrà dell'Ancona, magari partendo anche da questo video per capire, no, perché abbiamo visto questo video, perché ci ha fatto vedere questo video in base a quello che ci dirà voi. Perché ognuno di noi penso che abbia un sogno, per chi si è occupato per anni di ragazzi, per chi comunque è cresciuto anche attraverso determinati meccanismi, spera che un giorno anche in Italia si possano verificare cose del genere. Invece purtroppo da noi, quando si va in giro per i campi a vedere bambini e ragazzi giocare, purtroppo il clima non è questo. In questo piccolo cortometraggio ci sono bambini, ci sono genitori, ci sono gli istruttori che hanno sicuramente una filosofia diversa rispetto a noi, una cultura sportiva completamente opposta a quella che abbiamo noi. Quindi quando si parla di bambini, quando si parla di settore giovanile, bisogna anche accollarsi una grande responsabilità, che è quella di far crescere dei bambini. Non sono figli nostri, ma dobbiamo trattarli come se lo fossero. Per far questo c'è bisogno di una grande competenza, di un grande senso di responsabilità, perché poi spesso si rischia di creare dei danni, perché quando si ha a che fare con degli adulti non si possono creare problemi particolari. Quando si ha a che fare con dei bambini di 6, di 8, di 12 anni bisogna conoscere esattamente con chi abbiamo a che fare.
perché altrimenti si rischia dal punto di vista anche della crescita, dal punto di vista anche cognitivo, della formazione, dell'educazione. I bambini avendo una grande passione per il calcio seguono molto gli istruttori, seguono molto chi li accompagna in questo percorso di crescita, e quindi c'è bisogno di grandissima competenza. Vi posso assicurare che per fare un buon lavoro non basta aver allenato i grandi, non basta essere adulti, non basta aver giocato a calcio, perché bisogna conoscere un'infinità di sfaccettature per poter ottenere e fare svolgere un buon lavoro. Bisogna conoscere l'età produttiva dei bambini, bisogna conoscere esattamente il loro momento di crescita. Allora chi ha a che fare con i ragazzi ha bisogno di tutte queste capacità, di tutte queste conoscenze. Quindi se noi vogliamo creare un settore giovanile importante, dobbiamo sicuramente partire da un'idea. Un'idea che è intesa come strategia, che spesso va oltre le risorse. Pensando al valore economico. Le risorse possono essere più o meno grandi, ma l'idea è la cosa importante, perché attraverso questo possiamo mettere delle fondamenta solide, e poi se strada facendo le persone cambiano, quando ci sono delle radici ben solide, è chiaro il percorso avanti. Altrimenti parlare di settore giovanile, parlare di progetti, sono quelle cose che servono soltanto per un bisogno personale che dura talmente poco e poi si ricomincia sempre da zero. La nostra intenzione è di fare un settore giovanile importante, importante inteso dove ci sia un ambiente ideale per far crescere i nostri ragazzi. Abbiamo scelto quest'anno di iniziare a portare le nostre squadre, tutte le nostre squadre che faremo al Dorico, al di là del progetto che più o meno dopo il nostro presidente vi farà presente. E quindi le nostre squadre le avremo al Dorico. Il Dorico penso sia, al di là della centralità dell'impianto, penso che faccia parte anche della memoria storica, calcistica di Ancona. E quindi pensare che i genitori, i nonni, i bambini che svolgeranno attività in quell'ambiente avranno passato delle domeniche magari indimenticabili, comunque piene di passione in quel posto, quindi per noi è un luogo molto importante. Le strutture sono importanti, noi inizieremo usando la struttura oggi com'è, e poi sperando che qualcuno si prenda anche la responsabilità di concedere anche ai ragazzi degli spazi giusti per poter svolgere l'attività. Perché il mondo è cambiato, sapete benissimo, le città sono sempre meno vivibili, meno adatte ai giochi di bimbi. Perché la strada purtroppo oggi è solo piena di macchine, una volta si andava a scuola, poi nel pomeriggio si scendeva in strada per giocare a calcio, oggi è praticamente impossibile farlo, quindi avere uno spazio del genere al centro di Ancona, penso che al di là poi di quello che verrà fatto, penso che è giusto, parlo di uno che si è occupato per tanti anni di giovani, avere la possibilità che i nostri bambini possano svolgere lì attività. Calcio, perché noi parliamo di calcio, ma anche altre attività sportive. Spesso quando si parla di sport, quando si parla di calcio, si pensa che tutto questo sia educativo, a prescindere. Invece ci sono delle società che fanno sport, fanno calcio, ma in ambienti sicuramente diseducativi. Molto dipende dalle persone, dipende dalla filosofia. Noi al di là di questo potremmo creare un posto ideale perché i nostri bambini crescano. Che un giorno riusciamo a formare dei ragazzi della prima squadra, perché questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo non è chiaramente quello di vincere il campionato, ma quello di formare giocatori della prima squadra. Però sappiamo che di quei bambini che verranno a svolgere attività da noi, pochi riusciranno a fare calciatori professionisti, pochi riusciranno a fare il salto della prima squadra, ma sicuramente diventeranno degli adulti, dei cittadini, che forse un giorno assumeranno anche delle cariche importanti all'interno della nostra società, o diventeranno anche dei professionisti. Allora dobbiamo accollarci questa responsabilità e farli crescere nel miglior modo possibile, al di là del calcio. Penso che sia un valore formativo importante, come importante anche il rapporto che dovremmo avere con le famiglie, perché non possiamo prescindere da questo. Anzi, attraverso la complicità con loro potremo fare un ottimo lavoro, perché poi i bambini, ripeto, hanno bisogno di diversi punti di riferimento, e avere a che fare con degli adulti
che non sono quelli che abitualmente frequentano durante il giorno, sicuramente un passaggio importante per la loro crescita. Un altro aspetto che a me piace sempre sottolineare è il fatto della cultura della sconfitta, non perché mi piace perdere, ma perché bisogna anche far presente ai bambini che quando ci si confronta c'è la possibilità di vincere, c'è la possibilità di perdere. Quindi significa prepararsi meglio al duello per vincere, però perdere fa parte della vita, quindi non significa che uno che ha la cultura della sconfitta è un eroe, è uno che accetta la vita per quello che è. Ti faccio sempre un esempio di quando magari ci viene a mancare qualcuno nella vita che è importante. C'è qualcuno che da quel momento in poi non vive più, c'è qualcun altro che accetta un grandissimo dolore questa cosa, però va avanti. Quindi dobbiamo fare in modo che i nostri bambini capiscano che si può anche perdere, che spesso purtroppo nella vita si sta anche di perdere. Allora bisogna imparare a dare il meglio di noi stessi per fare in modo che poi queste cose non accadano. Lo ripeto, la cultura sconfitta è un motore importante, perché poi bisogna anche accettare i propri limiti. Non bisogna pensare che i nostri bambini siano dei futuri campioni, ma bisogna accettare anche i loro limiti. Poi, da questo punto di vista, anche lì bisogna lavorare bene per fare in modo che la società giovanile sia un punto di riferimento per tutta la città di Ancona, ma anche per tutto il territorio. E noi partiremo sicuramente con 5-6 squadre, perché stiamo anche pensando di coprire il campo ad Arceto di Salvorio, in modo che i più piccoli in stagione invernale possano anche fare attività a coperto. E quindi partiremo in questa maniera, perché credo anche sia importante partire, quindi è inutile pensare a cose in grandi quando invece dobbiamo partire con delle fondamenta e con delle idee ben precise e poi sviluppare col tempo. Perché quando si parla di settore giovanile non si parla di breve scadenza, bisogna avere anche la possibilità di costruire nel tempo un ambiente sano, soprattutto dà la possibilità a tanti bambini di poter svolgere attività in un posto centrale come il Dorso. Quindi l'augurio è che i nostri bambini crescano in maniera serena, che prima possibile riusciamo a portare qualche ragazzo in prima squadra, perché è oggi impensabile prendere tanti under da tutte le parti d'Italia e non valorizzare i nostri ragazzi. Penso che noi, già nel nostro settore giovanile, in zona, sono tanti ragazzi che possono far parte della nostra squadra, anche perché questo avvicina molto a un concetto importante, che è quello della maglia, perché spesso si sente dire che tutti dobbiamo essere legati alla nostra maglia, ma poi in termini pratici le cose da fare sono minime, sono tanti messaggi da dare loro, quindi farli crescere con la maglia bianco-rossa addosso, poi portarli in prima squadra, secondo me è un modo d'aggiunto per diventare la forza di questa squadra e di questa società. Grazie per l'attenzione. Bravo. Fortunatamente quest'anno tutte le squadre, no, del settore giovanile dell'Ancona stanno andando molto molto bene, a cominciare dalla Juniore, sarà quale che bisognerà fare un grosso in bocca al lupo anche per l'Impesina. Volevo chiederle se il progetto sarà un progetto di continuità per quello che comunque si è cominciato quest'anno, oppure se magari ci saranno delle novità. E penso che persone intelligenti, comunque quelli che vedono le cose sempre guardando al futuro, cercano sempre di prendere le cose migliori di quello che trovano. Quindi ci abbiamo visto già i nostri ragazzi, ho valutato anche i tecnici e tutta la struttura, le cose positive sicuramente porteremo avanti, e non è che per partito preso uno deve arrivare e cominciare sempre da zero, penso che faccia parte di qualsiasi attività. Quindi il nostro conto è anche questo, di prendere le cose positive, ci sono state fatte in questo momento, sono tante, e contribuire e lavorare per migliorarsi sempre, una società di riferimento, ma soprattutto una struttura che duri nel tempo, che poi piano piano cresca anno dopo anno. Domande? Le parole del direttore sportivo? Intanto ringrazio Alberto Berti, credo che le parole e soprattutto i fatti che seguiranno siano esattamente quello che una società come Ancona deve avere, di cui abbiamo tutti bisogno e che, come dicevamo prima, possano far parte, andare a far parte di quel patrimonio di una società di calcio principale come quella che diventava la Ancona 1905, sempre di più, perché le grandi costruzioni cominciano dal basso e la scuola calcio e il settore giovanile, sulla linea di quello che diceva giustamente il signor Berti,
sembra di cui c'è bisogno. Mi sento di dire che comunque una società come l'US ancora 1905 ha anche una responsabilità sociale, educativa, appunto come diceva Roberto Alberti, di collegamento con il territorio, e quindi anche appunto una responsabilità che va comprovata con una sensibilità particolare con quelli che sono i bisogni contingenti in momenti storici, per esempio negativi, congiunturali, per un'economia come quella della città di Ancona, come quella nazionale, in cui molte famiglie, molti bambini non hanno la possibilità di accedere a quello che comunque potremmo considerare un diritto, quello che è il diritto allo sport. Molte scuole non hanno la possibilità di poter sfruttare appieno quello che anche è un diritto previsto, quello dell'attività fisica, quello che, come diceva giustamente Roberto Alberti, è un esercizio, un'educazione che porta a formare prima che uno sportivo un cittadino, per quello che sarà poi il tifoso del futuro, o il cittadino appunto della tifoso della città e della squadra ancora. Quindi compito dell'associazione, anche grazie alle collaborazioni che ha stretto in questi anni con associazioni come la Santa Shakur o altre realtà locali, di impegnarsi a fianco della società, per cui questo messaggio spero, come mi auguro, come penso si auguro un po' tutti, venga recepito, venga sviluppato in tempi e in modi che sono ancora. Grazie. Grazie anche al direttore sportivo Alberti. Allora, visto che abbiamo parlato tanto di Dorico, perché il nome dello stadio del Viale della Vittoria, del nostro storico stadio, è stato già nominato più e più volte, c'è un progetto, chiamo il presidente Gilberto Mancini, per la riqualificazione del Dorico. Buonasera intanto, ben trovato. A lei il compito di spiegarci che cosa l'Ancona intende fare sul Dorico per insomma dargli una nuova veste, diciamo così. Allora, buonasera a tutti. La riqualificazione del Dorico è uno dei punti che la società ha messo in programma per poter realizzare subito, per alcuni motivi e per alcuni obiettivi che non necessariamente, adesso elencherò, non necessariamente in ordine di importanza. La prima cosa, il primo punto è recuperare una struttura storica che per la città di Ancona ha una valenza credo fondamentale. Tra l'altro è considerato il portico un valore storico, quello dell'ingresso verso il viale. Dopo aver riqualificato lo stadio Dorico, deve diventare la casa del settore giovanile e la casa dei giovani di Ancona. Deve tornare ad essere il punto di aggregazione, come è stato, come già qualcuno aveva detto prima, per tante generazioni, dove i cittadini, i tifosi possono sedersi comodamente in una tribuna ristrutturata, agibile, non come adesso che praticamente la gran parte dello stadio è considerata inagibile, dove i giovani si allenano con difficoltà, i tecnici allenano con altrettante difficoltà. Abbiamo visto stadi ben peggiori di questo qui e hanno detto che erano inagibili. Questo è inagibile il Dorico, questo è buffonate tirate su dalla questura forse. Un altro punto è quello che ha accennato Davide Miani prima. Questo spazio, una volta riqualificato, potrà ospitare le scuole, specialmente la mattina, tenuto conto delle difficoltà che ci sono per l'utilizzo delle palestre. Credo che siano molte le scuole che non hanno la possibilità di portare i giovani nelle palestre, per cui riqualificato il Dorico, noi dopo il nostro ingegnere vi presenterà, vi illustrerà qualche dettaglio di questa riqualificazione,
comunque ci sarà la possibilità di ospitare i giovani delle scuole. Nello stadio oggi ci sono cittadini che vengono a passare il tempo libero, non hanno dei comfort, un po' di servizi. È giusto dare a tutti la possibilità, soprattutto in centro, di passare un'ora, un po' di tempo libero con un po' di comodità. Una volta riqualificato ci saranno spazi e servizi anche per i cittadini che vogliono passare qualche ora all'interno dello stadio. Allo stadio Dorico non c'è solo calcio, ci sono anche altre manifestazioni che durante l'anno l'amministrazione comunale fa svolgere. Recentemente ha fatto di città, maratona del Conero, poi anche la fiera dei San Ciriaco, molto spesso ha bisogno dei servizi, ha bisogno di appoggiarsi allo stadio Dorico. Poi il sogno nostro è quello di portare l'estate al Dorico quello che oggi c'è in Piazza Pertini. Calcio, ma non solo calcio. Qualcosa anche che serva a chi non pensa solo al calcio, come in Piazza Pertini. Per quanto riguarda poi la tifoseria, mi viene l'obbligo segnalare che questo progetto non deve essere visto come un impedimento o come una mancare, togliere risorse alla gestione della squadra. Sono cose completamente diverse. La squadra, il discorso sportivo, ha le proprie risorse e qui è tutto da programmare come realizzazione della riqualificazione. Quando ci sarà la giunta e il sindaco, poi si affronteranno questi problemi. Con Marinelli è garantito che non ci saranno risorse che saranno distolte dalla squadra per la riqualificazione del Dorico. Io non dico altro, adesso passiamo alle immagini del progetto che ha fatto l'ingegnere Bucchini. Credo che convenga che si parli mentre buonasera a tutti. Allora, è inutile rimarcare l'importanza del Dorico, come è stata già sottolineata. Il progetto di riqualificazione verte sul fatto che, sarà detto prima, sull'inagibilità, ci sono problemi autorizzativi legati all'agibilità della pensilina e del blocco della tribuna. L'intervento di riqualificazione che va a comporta la demolizione e la ricostruzione, quindi un intervento abbastanza importante. Poi andare avanti, i vari passi dell'intervento consistono nella conversione del campo da calcio in erba naturale, in erba sintetica, per renderlo utilizzabile tutto l'anno. Poi c'è la realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 sulla zona dell'ex curva sud. E la possibilità di avere sul campo a 11 la possibilità di avere due campi da calcio a 8 per renderlo polivalente, per prestarlo a iniziative, tornei o altre manifestazioni. Campo calcio 5 dove si prevede anche la possibilità di coprirlo con strutture temporanee. Poi c'è la realizzazione di due aree parcheggio nell'area limitrofe per gli ingressi per servizi per la struttura. E poi c'è il blocco della tribuna che va demolito e ricostruito, prende parte della vecchia tribuna e parte della tribuna in ferro e sarà dotato di spazi a servizio delle strutture sportive e uno spazio commerciale direzionale legato agli uffici per l'Ancona o altro. La tribuna ha circa 1100 posti, è previsti tutti coperti. Questo è l'impianto generale, è la nostra idea del progetto.
al momento la situazione attuale è questa, dove verrà completamente smantellato le due tribune e tutti i locali accessori all'ingresso della vecchia curva nord. Ma non c'è che non ci vuole farti lavori. Abbastanza veloce. Questo invece è in dettaglio il blocco della tribuna, dove ci sono gli spazi su circa 600 metri, di spazi sotto, ricavati sotto la tribuna, di 300 a spogliatoio deposito, poi sono altri 50 per servizi e 150 la parte commerciale, tipo bar, per finanziare la struttura. Questo è la pavimentazione generale. Il blocco qui c'è lo spazio sotto la tribuna a servizi per magazzino o palestra. Questo è l'impianto della tribuna visto dall'alto a copertura. Questa è la sezione di come verrà. Questa è la vista prospettica, non è una vista renderizzata di come potrà vedere. I tempi di realizzazione sono legati ai tempi di realizzazione, sono legati alla permessistica, cioè dopo l'autorizzazione, avere ricevuto l'autorizzazione. Ma un intervento di questo genere, se organizzato bene, un anno, un intervento che può durare un anno. Quanto sì. Costa? Costa. La domanda era i tempi di realizzazione, non è, cioè un anno di lavori sono più che sufficienti. E il problema è il problema della permessistica legato al fatto che sull'area adesso vige un vincolo. C'è un vincolo legato al piano del traffico, su metà campo c'è da destinare un parcheggio, quindi c'è da fare in accordo con l'amministrazione una variante ad hoc per poter realizzare il campo da calcio 5. La istituzione della tribuna potrebbe essere anche fatta al momento, però c'è da definire alcuni dettagli con l'amministrazione. Quindi l'intervento è un intervento abbastanza importante. I soldi, io ho fatto il progetto adesso. Ma è lì l'altro anche quanto no, vabbè, l'investimento per il campo, per i campi, cioè fare la conversione da erba naturale a erba sintetica che poi sia poi omologata per le competizioni, per il campo a calcio 11 è una spesa che si aggira attorno alle 400.000 euro. 60.000 euro è il campo a calcio a 5 e poi c'è tutto il blocco tribuna che ce ne vogliono altrettanti e non so sufficienti, insomma. Quindi interventi importanti. Un milioncino, dai. Sì, tutto. Devo dire una cosa sola, non faccio un intervento. Parlo a getto, perché mentre sentivo l'ingegnere e in più le emozioni del Dorico, no? Vabbè. Mi veniva in mente, ma questo stadio che c'è qua fuori qui, no? Bravo. Vabbè, insomma, ho sbagliato a puntare il dito, no? Cioè, viene intuitivo, allora, stiamo parlando di uno stadio dorico, al centro della città. Non nascondo che sono fiero di essere un conetano, perché dopo tutti gli schiaffi presi, il fatto che si discuta in questo modo della squadra, della partecipazione dei tifosi alla società, il modo in cui si senta tutta questa partecipazione mi rende particolarmente fiero dopo tutti gli schiaffi che si sono presi. Però mi viene in mente, in un discorso più generale, nel rapporto tra, forse mi hai risposto e anche mi presento magari. Fate rispetto. Grazie. Allora, io mi chiamo Stefano Fispiani, sono San Pietrolo e candidato sindaco per SEL, Rifondazione Comunista Italiana. Non canterò la canzone nonostante
qui. Buonasera a tutti. Ho fatto una passeggiata che sarà più lunga dell'intervento. Però mi preme dire questa cosa. Perché è legata a una questione che secondo me è importante in senso generale. Allora, si realizzano grandi opere, no? O meglio, si realizzavano grandi opere. Però contemporaneamente non ci si cura della manutenzione di quello che serve. Fino ad accorgersi che la grande opera è stata realizzata. Sostanzialmente è, passatemi il termine, non so se è giusto, scarsamente utilizzata, mentre quella che serve è andata sostanzialmente, anche qui passatemi il termine, in malora. C'è qualcosa che non va in questo circuito qui. Mi ricorda tanto il discorso della TAV. Ecco, allora, vabbè, ormai quello che è fatto, occorre ripensare quello che si farà di qui in avanti. Allora, occorrerà pensare a ciò che si fa per la ristrutturazione del Dorico che tutti gli anconetani vogliono, occorre pensare anche a quello che si fa per un impianto come questo, che ha dei costi di gestione che sono quelli che sono, che è sicuramente, per carità, un impianto importante, degno di una città importante, ma che è sottoutilizzato. Questa è la realtà. Dobbiamo fare le nozze con i famosi peli secchi e dobbiamo tenere insieme tutta questa partita. Ora, la ristrutturazione del Dorico, la sua restituzione alla città, il fatto che il Dorico diventi, secondo le parole bellissime che mi permetto di sottoscrivere in pieno del direttore sportivo, che mi sono sembrate esattamente un punto di partenza da cui partire per avere una società di calcio che renda fiera la città di averla. Imparare la lezione, gestire il presente e non ripetere gli errori del passato, ovvero sia il luogo delle grandi opere sottoutilizzate, occupiamoci di tenere, mantenere, tenere a posto, realizzando le opere che servono per la manutenzione delle strutture che abbiamo. Vi ringrazio di avermi invitato e sono molto contento di aver partecipato. Se anche gli altri candidati hanno voglia di dirla loro, visto che ho cominciato di certo, scusate, ma fa parte proprio della grazie, sono Andrea Quartini, candidato del Movimento 5 Stelle. Allora, mi sono emozionato di vedere il porto e anche di vedere Polino Arborea, in particolare la foto quella del derby con l'Ascoli, di cui ho avvocato di essersi, che ricordo perfettamente come se fossero ieri. Comincerei facendo una considerazione generale, al di là del discorso del Dorico, perché io Dorico ritengo che debba essere la casa che ci sono nati e cresciuto quando aveva partita da piccolo, quando c'era Canicchia o c'era Giugeri Giacomo, quindi io la considerazione generale, visto che ci sono i rappresentanti dei tifosi che sono entrati nelle società, allora la crisi del calcio italiano, e quindi faccio questa parentesi per evitare che si faccia il settore giovanile che poi non porti anche gli utili che dovrebbe portare. La crisi del calcio italiano è l'esatto specchio della crisi della società italiana, cioè la società italiana, abbiamo visto che negli ultimi 20 anni si sono super pagati i manager, che da prima guadagnavano 10 volte più guadagnava l'operaio, sono diventati 100.000 volte l'operaio e nel frattempo si sono mandati a casa gli operai, costava un grosso, no? Questo è stato lo specchio della società italiana, con dei super manager di società di qualità che andavano in fallimento e guadagnavano decine di milioni di euro. Ora, il calcio italiano, che attualmente è in crisi, ha vissuto la stessa nemesi, cioè con i diritti televisivi,
con i diritti televisivi si sono premiate 4-5 società che il resto non ha avuto più nulla. Cioè, come se in un giardino io ho il nappiatoio, riempio d'acqua una pianta e il resto gli do due gocce. Quindi c'è una pianta che cresce e il resto muore. Allora andiamo a vedere i gironi di Serie B, ci troviamo la Lucchese, la Massese, l'Arezzo, l'Ancona, cioè tutte società che sono fallite perché un campionato ti va male, scende in categoria e chiudi bottega. Questo perché io mi ricordo quando Ancona andò in Serie B nell'87-88, eravamo tutti contenti perché finalmente c'erano i contributi del Totocalcio, mi ricordo. Con i contributi del Totocalcio si riusciva a fare il bilancio, i DP, comprare i giocatori, fare la campagna acquisti. Allora, da quando invece, diciamo così, lo vogliamo definire il berlusconismo, si è impadronito del calcio italiano, è venuto fuori che nei diritti televisivi ci sono 5-6 squadre che prendono tutti i soldi e il resto del sistema non cade più nulla. Mentre prima un settore giovanile della squadra di Serie C poteva sperare che o anche un calciatore di Serie C veniva acquistato, che so, da una squadra di Serie B che aveva soldi perché a sua volta aveva venduto un giocatore in una squadra di Serie A. Invece adesso non più, cioè ci sono squadre che con i diritti televisivi, che poi col calcio in TV, vi ricordo, ovviamente gli stadi sono più vuoti perché la gente c'ha la partita tutti i giorni sotto in televisione e va di meno allo stadio, quindi c'è la penalizzazione dell'intero sistema. Io ecco, quindi secondo me queste associazioni di tifosi dovrebbero impegnarsi anche, in questo vi do un consiglio, a far sì che la distribuzione dei diritti TV sia più equa e vada a premiare tutto il sistema. Allora a quel punto anche un settore giovanile su cui giustamente l'Ancona vuole puntare, perché secondo me è la base di tutto, anche un settore giovanile può dare maggiori soddisfazioni sia in termini, diciamo, sportivi ma anche in termini economici, perché se uno cresce qualche giocatore è giusto poi che abbia la soddisfazione di avere un ritorno economico dall'investimento. Quindi questa è una premessa. Per quanto riguarda Dorico, mi sono già espresso, nel senso che ritengo una buona idea quella di valorizzarlo, ristrutturarlo, deve essere messo a disposizione anche dei cittadini, che c'è una pista atletica che potrebbe essere ristrutturata. Non dimentichiamo, c'è il vecchio campo della pallacanestro della Stamura, un campetto che potrebbe essere utilizzato. Non so che fine fa il tennis nel progetto, se rimane tutto uguale. È fuori. Ok. E niente, poi ovviamente nel caso in cui diventassi sindaco si racconta il discorso, questo è sicuro. Ecco. Io mi ricordo che c'era stato un progetto di voler fare una speculazione edilizia sul Dorico, quello ovviamente noi eravamo contrari, mi ricordo che vennero raccolte anche diverse firme del quartiere che appunto erano contrari a questo. Se rimane qualcosa a disposizione anche delle attività sportive va benissimo. Un dubbio che ho è il discorso del campo sintetico, perché mi sembra, ma questo non voglio, mi sembra che nel piano antincendio oppure di evacuazione in caso di eventi, diciamo, che non nominiamo, e lì dovrebbe essere un punto di raccolta per eventuali tendopoli e altro. Io penso che con il sintetico, se dovete montare il tempo, non fate via. Non so se è dovuto, se il sintetico è dovuta dalla federazione, una scelta per la manutenzione, non lo so che motivi ha, però ecco, valutato anche questo, quindi intercorre. Per il resto, ripeto, se ancora la città, l'amministrazione riesce a aiutare chi vuole rilanciare il calcio in città, questo è chiaro, si verrà fatto. Grazie. Sì. Mettetevi. Buonasera, Stefano Topolini, mi presento per 60-100, un'associazione civica che si propone per cambiare un po' il modello di governo della città. Beh, io ascoltando questa sera mi sono emozionato al video dei giovani, no? Perché
poi mi passa, mi capita spesso di passare a Piazza d'Armi e vedere il capo di Piazza d'Armi ridotto a un parcheggio. E allora, ecco, siccome qualche volta ci giocava il piano San Lazzaro, ma ci giocavamo noi che giocavamo al campo di Salesiani con la PCS Orso, è sempre stato un giocatore di calcio mediocre, ma quelli che quando arriva una palla gli vai dietro. E allora, credo che il progetto per questa città, e mi ricollega a quello che ha detto il direttore sportivo del settore giovanile, e vorrei fare anche una provocazione, sia quello che l'Ancona Calcio, anche se oggi è una società che rispetto ai fasti che ha conosciuto nel passato ha una configurazione diversa, deve andare a fare il calcio, riportare il calcio nel territorio, perché io giocavo a calcio ai Salesiani, passo ai Salesiani e il campo è vuoto, è diventato un campetto a 5, il campo di Piazza d'Armi è diventato un parcheggio. Allora va benissimo il Tempio dello Sport allo Stadio Dorico. Sa tanto di futuro lontano, forse vedrei invece la ripartenza attraverso lo sport che l'Ancona Calcio riporta proprio sul territorio, cercando di distribuire le scuole calcistiche in quelle zone dove c'è la necessità di far crescere i ragazzi, che sono le zone che tra parentesi soffrono di più il difetto di sport e il difetto di presenza pubblica. Per cui questo è un invito che faccio dicendo: attenzioniamo quelle realtà in cui c'è un'organizzazione, c'è un volontariato, c'è la capacità di fare sport a livello di base, con l'ausilio di una scuola calcistica che può essere quella di Ancona, che significa veramente fare un link con il territorio più diffuso, con la città più diffusa. Questo anche perché una volta, no, dicevi vado a giocare o faccio la selezione nell'Ancona, era il premio, no, per tutti noi che aspiravamo a diventare dei calciatori o che pure giocavamo nelle squadrette di periferia. Io credo che oggi il servizio che una squadra che deve essere riferimento per la città non deve essere più quella di rimanere il riferimento in alto, ma di rovesciare, di essere stimolo per la ripartenza del settore calcistico dal basso, proprio dal settore giovanile. Per quello che riguarda l'impiantistica sportiva, io credo che debba essere fatto uno sforzo in prospettiva dicendo questa città sicuramente in relazione allo sport ha bisogno e c'è l'esigenza di una riqualificazione complessiva delle strutture calcistiche. Sicuramente la città oggi, per l'impoverimento economico che sta vivendo, trova delle grossissime difficoltà a vederlo in una prospettiva di breve termine. Noi dobbiamo innanzitutto, come coloro che si vogliono porre alla testa di questo percorso di rigenerazione di Ancona, avere la possibilità di rilanciare non solo il settore calcistico ma l'intero settore produttivo di questa città, perché gli elementi trainanti dello sport sono i privati che debbono investire. Noi abbiamo un settore privato che è completamente morto dal punto di vista imprenditoriale, e andare a reperire delle risorse per dire facciamo quello che facciamo, vogliamo fare un campo che sia di nuovo il fiore all'occhiello del centro d'Ancona, significa per me fare un percorso demagogico. Beh, diciamo prima, dobbiamo avere un progetto complessivo di città, fare ripartire quelle realtà che hanno costituito da sempre. Faccio riferimento ad esempio a Giampaoli, no? È rimasto, credo, l'unico imprenditore ad Ancona, perché altri difficilmente me ne vengono in capo. Poi abbiamo tutta la pubblica amministrazione, ma pretendere o immaginare che qualcuno partecipi ad un l'amministrazione comunale dica facciamo l'investimento di 3 milioni e mezzo di euro oggi, quando la capacità di assumere mutui di questa amministrazione in relazione ai dati di bilancio è pari a 3 milioni che devono servire per rilanciare l'intero progetto di città. Per cui
io dico, va benissimo, secondo me noi dobbiamo vedere lo sport in questa città, il calcio in questa città come momento di aggregazione, perché mi ha emozionato anche il concetto quando ho sentito fierezza anche da parte della Curva Nord di dire riportiamo il marchio sulla maglietta, che significa un senso di appartenenza, un senso di volontà di far ripartire il progetto Ancona. Per cui niente di meglio che sosteniamo l'Ancona, noi la sosteniamo, la sosterremo, però bisogna che la sosteniamo al di fuori di progetti demagogici, partendo sicuramente da un investimento forte nei settori giovanili e in quei tipi di interventi che possono essere fatti riqualificando quegli impianti che sono presenti a livello periferico e allacciando dei link con quelle associazioni dove ancora si riesce a fare lo sport a basso costo. Bene, grazie. Grazie. Buonasera a tutti, tutti che presenti, perché tanto la maggior parte di voi mi conosce tutti, sono candidato con la lista alla Corpona di Sindaco di Teodangio, non voglio parlare qua di questioni politiche, amministrative, che sicuramente non ci tocca questa sera. Credo che ho sentito parlare fino adesso di gente che ha giocato a calcio, che ha giocato campi di calcio. Io purtroppo campi di calcio non ho potuto giocare a calcio, però sono sicuramente innamorato di questa città, di questa squadra e di questi colori. Vedere il progetto che ha ideato Andrea Marinelli, non è ancora, scusate le spalle, tanto. Credo che sia una grande segno di rinnovamento di immagini per la città e che, se non ho capito male, credo che questo progetto, questa realizzazione non vada ad intaccare alcuna spesa per l'amministrazione comunale, ma credo che solo sia per imprenditori disposti ad investire in questo progetto e quindi non penso che l'amministrazione comunale, il sindaco o chi per loro che andrà a governare del prossimo mese di giugno avrà da sostenere spese o altro, è solo di sposare o meno questo tipo di progetto ideato dalla US ancora nel 1905. Quindi si tratta solo di apprezzare o meno quanto è stato fatto dall'ingegner Tommaso Lupini e dal suo staff. Quindi penso che sia solo che una grande immagine, un grande lustro per Ancona. Mi sembra un pochino di vedere il Juventus Stadium, un piccolo, perché ho visto dalle immagini delle strade che sono appena passate, che sicuramente ricostruire quella tribuna così è una bella cosa. E se non sbaglio, oltre alla prima squadra, lo stadio Dorico è dedicato al settore giovanile. E credo che il settore giovanile dovrebbe diventare il fiore all'occhiello dello sport ancora tanto. Anche perché ho sentito anche mi rendo conto quotidianamente non ci sono strutture, impianti adeguati per poter mandare in aeroporto in prima persona, perché una squadra di calcio città in Italia non abbiamo impianti e strutture per poter far sport ai nostri ragazzi, ai nostri atleti. Purtroppo dobbiamo rivalutare le strutture che abbiamo già, creare una sinergia tra amministrazione e società, cercare di coinvolgere in prima persona, provando anche loro stesse, dando le gestioni alle società stesse, cercando di coinvolgere maggiormente, cercando di dare lunghi anni di gestione a questa società, prendendo mutui che il CONI, la società sportiva, lo consentono, dare in gestione, pensare alla manutenzione ordinaria e straordinaria in stretta collaborazione sempre con l'amministrazione comunale. Non abbandonare, ma creare un pool di imprenditori, di sportivi, di società, di persone che siano sempre più vicini al mondo dello sport anconetano. Prima di tutto vorrei complimentarmi con l'IS Alberti, perché erano da anni che non sentivo belle parole qui sul settore giovanile e credo che ti va dato atto di quello che stai facendo e del lavoro che stai portando avanti, anche se sei arrivato da poco, credo che fare parlare molto di te con l'US Ancona. In bocca al lupo a te e a tua società. Sì, penso che siamo arrivati un po' alla conclusione di questo incontro.
io no, sintesi penso che poi come è giusto che sia, ognuno la elaborerà nei prossimi giorni in base a quello che è stato detto e ai vari elementi di cui abbiamo provato perché sera a dare delle indicazioni. L'unica cosa ecco, riguardo al discorso del progetto di ristrutturazione del Dorico, credo che sia, potrebbe essere quello che perlomeno mi auguro, ci auguriamo, un esempio di sinergia fra imprenditoria privata e amministrazione pubblica, una probabilmente delle poche strade, uno dei pochi percorsi che sia possibile anche in questo caso utilizzare per poter cercare di rianimare un po' tanti aspetti della vita cittadina e dell'economia anche cittadina, perché è evidente che oggi come oggi in questa situazione non è possibile né per, da una parte per certi motivi dell'amministrazione né dall'altra dell'imprenditoria fare determinati sforzi e ancora purtroppo la situazione come è stato più o meno detto da tutti per quello che riguarda le forze imprenditoriali è abbastanza evidente, non è adesso senza fare commenti. Oggi siamo qui, io sono orgoglioso di essere qui, come tutti siamo orgogliosi di essere qui, il motivo c'è, quindi la strada è stata indicata da seguire è questa. Nel progetto specifico mi sento di spezzare una lancia, visto che siamo ancora in fase appunto progettuale, per uno spazio, visto che si parla di memoria storica al Dorico, per uno spazio che dovrebbe, secondo me, secondo noi, essere dedicato a quello che è una necessità sentita un po' da tutti, il museo o comunque uno spazio che permette ai tifosi, alla società di avere una memoria storica abbastanza definitiva, evidente, alla portata di tutti, perché credo che la storia dell'Ancona lo meriti, gli elementi non mancano, uno spazio dedicato a quello che è un percorso che dura da 108 anni di tifo, di passione, di storia, di appartenenza, di colore, di calore, lì, in quella che spero diventi un po' un fulcro del calcio ad Ancona, sia la posizione ideale. Grazie. Sono domande, considerazioni? Direi che siamo stati anche piuttosto bravi e veloci, abbiamo terminato quasi in tempo. Direi quindi che se non ci sono appunto delle domande, io intanto dico grazie al Presidente dell'Ancona Gilberto Mancini che ci ha illustrato il progetto, grazie a tutti i candidati sindaco che comunque hanno ascoltato, comunque i rappresentanti dei candidati sindaco che hanno ascoltato e hanno cercato di far presente anche qual è il loro punto di vista su questo progetto. Grazie a tutta l'Ancona, dal patronato Marinelli al direttore sportivo Alberti, passando comunque per Paolo, per Marco Lelli, per il vicepresidente Baldini, per il dottor Sonati, per l'ingegner Tupini che ci ha fatto vedere come speriamo magari potrebbe diventare il Dorico. E grazie a Sosteniamo l'Ancona per aver comunque organizzato questa serata che credo sia stata utile non solo per i vostri soci, ma anche per capire un attimo, no? A che punto siamo di questa partecipazione? Che questo è un progetto che è uno sforzo, come giustamente diceva Paolino, che questo è un progetto che fa i privati, no? Si sa che il comune è inutile che si chiede qualche soldo, non c'è la lira. Quindi questo è uno sforzo che fa che propone l'Ancona, chiaramente andremo in cerca di altri imprenditori, insieme Andrea Marinelli, di concorrere a questa spesa, chiaramente per il bene dell'Ancona, perché è un settore giovanile, che poi noi metteremo a disposizione anche della comunità per totte ore, in agevolazione per le scuole, per i cittadini del quartiere, eccetera, eccetera. Quindi comunque il polmone verde a disposizione della città e chiaramente anche del settore giovanile dell'Ancona. A completa spesa di imprenditori anconetani che hanno voglia di partecipare al progetto, chiaramente a fronte di una gestione che può essere dell'impianto di 15-20 anni, perché chiaramente l'impegno economico non è neanche di 1 milione di euro, si parla di un paio di milioni di euro, però un'opera che riqualifica penso la città di Ancona, riqualifica appunto un impianto storico, cioè, dove io personalmente non vedo qualsiasi tipo di controindicazione. Giusta precisazione?
Buonasera, io sono Carla Lancelese, sono candidata insieme a Paolino. Io quello che aveva detto Paolo, volevo aggiungere una cosa. Per me, e penso anche per la lista civica che rappresento, l'aspetto di funzione sociale dello sport, del calcio in particolare, che è l'elemento, e forse lo sport più semplice, quello che viene raggiunto immediatamente da qualsiasi bambino, sia estremamente importante. Perciò io quel che chiedo, questa volta sono io che chiedo a coloro che gestiscono questo aspetto molto importante della vita di Ancona, come di tutte le città e di tutti i centri abitati, perché lo sport è importantissimo, che non ci si dimentichi di tutti quei ragazzi che sono al piano. Il piano purtroppo è un quartiere che viene poco menzionato, poco curato, poco rappresentato. Mi sta benissimo e amo lo Stadio Dorico perché ci ho fatto diverse gare, perché abbiamo partecipato tutti da giovani a qualche attività allo Stadio Dorico. Rappresenta ormai un monumento per noi, no? Penso sia per tutti così. Però dobbiamo fare in modo che sia fruibile da tutti. Io penso che il Comune, benché abbia difficoltà economiche notevoli, erediteremo una situazione a dir poco catastrofica, potrà trovare anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, che credo non disdegneranno questa iniziativa, la possibilità di un collegamento con dei minibus per poter comunque raccogliere i giovani in qualsiasi lato di Ancona, da Collemarino a Posatora, anche alle zone limitrofe. Non è giusto che siano solo quelli del cosiddetto rione della Fettina che abbiano la possibilità e la facilità di accedere e fruire di questo bene. Penso che vi troviate d'accordo, no? È importante proprio per la funzione pedagogica che diceva il vostro collega, e che in un momento, in una realtà sociale come questa, è prioritaria. Dobbiamo formare i nostri giovani e formarli in un senso etico e morale, un senso di appartenenza alla città, alla squadra che questa città rappresenta e a tutto quello che lo sport può dare. Io vi ringrazio, non faccio un discorso retorico, ma penso un discorso che possa interessare un po' tutti i nostri figli, in qualunque rione essi abitino. Grazie, era una precisazione doverosa. Grazie. Allora, noi ancora il futuro era il titolo di questa assemblea, di futuro abbiamo parlato in tutte le sue sfaccettature, credo. Per cui ancora grazie, per ultimo grazie anche a Riccardo Bertolini che ci ha portato quella che possiamo chiamare esperienza della Green Card attuata dalla S Roma. Direi che un grazie anche e soprattutto a tutti voi che siete stati presenti, avete ascoltato, avete partecipato. Direi anche di dare la buona notte a tutti. Facciamo un applauso ad Ancona, che quest'anno festeggia 2400 anni, però ne stiamo completamente dimenticando. Ne stiamo completamente, quindi facciamo un applauso ad Ancona, soprattutto.